cosa schifosa, per avere semplicemente buttato un po' di rose, un po' di petali di rose. Io avrei buttato della merda, ma non a loro, non a loro, e non hai buttato la merda lì, Avrei fatto come fece i contadini, grande... i contadini francesi stanno buttando su Bruxelles vagonate, cisterne intere di letame e di urina. Esattamente, io ero presente e poi ci feci un bel servizio fotografico che fu pubblicato su Rinascita in quel certo giorno che ero per ragioni sindacali di fronte al Parlamento europeo. Andrea, te sei svegliato? E arrivò un giovane con un camioncino e di fronte al Parlamento scaricò l'intero camioncino di letame. L'ho filmato e l'ho fotografato. Proseguiamo. Sì, Proseguiamo. Chiamato perché stavamo facendo una denuncia e volevo sentire se venivi. Questo lo volevo far vedere. Ti faccio sentire che glielo dice Giorgio, dai. Questo, poi ecco. Ci sentiamo con calma. Questo lo devono vedere tutti, perché il risultato dell'immigrazione è questo. La riduzione delle prestazioni sanitarie, questo è quello che vogliono loro. È chiaro, per la popolazione italiana. Trovare la scusante, così come lo ripetiamo per l'ennesima volta, le disfunzioni di tutto ciò che riguarda la funzionalità degli enti comunali è finalizzato a trovare la scusa per svendere il tutto ai privati, cose che sono già lì pronti da tempo. Io dopo questo, mi pare di aver detto tutto, vorrei chiudere, siccome noi siamo sempre stati per la terra, ritornate alla terra, come diceva Nietzsche, ecco il messaggio conclusivo. Però tu devi dire quello che sai in relazione a Casa Monica, per favore. Sì, allora in Casa Monica, io ero operavo nel settore, in vari settori economici a metà degli anni 70 e avevo tantissimi commercianti come clienti nella zona proprio di dove si è svolto il funerale. E lì controllavano il territorio già allora, nel 1975, o pagavi il pizzo di Casa Monica e poi se avevi bisogno di finanziamento ti potevi rivolgere a loro che ti chiedevano il 10% al mese. E quindi era, diciamo, già allora alla luce di tutti, alla conoscenza di tutti, alla luce del sole proprio, e quindi c'era questo timore riverenziale verso il potere acquisito da questa gente, perché questo potere era acquisito con le minacce, con la tortura, con le lesioni, addirittura con gli omicidi. Con gli omicidi. Cioè questa gente qui ti ammazzava. E quindi questo a dire che lo Stato sapeva di questi reati, perché le voci, anche se non ci sono di denunce dirette, le voci nel territorio circolano, e questi signori hanno sempre preso la tangente. Quindi qui non c'è solo una volontà di ignorare il fenomeno, ma una volontà di coprirlo, come appunto fa il sistema mafioso. Cioè qui siamo di fronte a dei poteri istituzionali che invece di colpire la mafia, come appunto fa benissimo vedere Poletti, no, che va in giro a fare le manifestazioni, i cortei contro la mafia, però poi a cena va con i mafiosi. Questo è veramente è emblematico del sistema attuale. Quindi non solo c'è la mancata ispezione e controllo del territorio, per cui loro si nascondono tutto il fatto di esserne a misconoscenza che si sarebbe svolta questo evento, ma al contrario lo coprono, lo tutelano, lo garantiscono, lo favoreggiano. E questo è il grande. Quindi qui oggi non siamo di fronte a un sistema di collusione e basta, siamo un sistema di partecipazione attiva al controllo mafioso del territorio, e non più nel favore del cittadino e in favore delle istituzioni di difesa istituite
per il cittadino, dal cittadino. Siamo invece controllati e gestiti da queste organizzazioni che dovrebbero essere di controllo in mano al cittadino, che in realtà oggi mai in tutti i gangli del potere sono controllati dalla mafia, che si chiami mafia, 'Ndrangheta, Camorra, Sacra Corona Unita o Casa Monica, non cambia assolutamente un cavolo. Ecco il problema. Il problema, guarda, è quindi sul giornale, che è tutto corrotto. Guarda, accusa la Chiesa, guarda, accusa la Chiesa. Quindi c'è qualcuno che esplicitamente dice anche queste cose. È chiaro? Quindi anche sta Chiesa non può più nascondersi dietro un dito. L'altra cosa che già che ci la sono... La prima cosa che avrebbe dovuto... Guarda... No, aspetta, la prima cosa che avrebbe dovuto fare quel figlio di gran puttana di Bergoglio è destituire immediatamente togliergli i voti a quel sacerdote del cazzo. No, ma quel sacerdote ha chiesto... Ti immagini se non l'ha fatta dopo aver chiesto l'autorizzazione a Bergoglio stesso. Ma dopo che è uscita la storia avrebbe dovuto comunque fare quantomeno la sceneggiata. Non no? Si può fare, non si può fare. Guarda qui, è più bello questo, guarda. Eccolo qui. Abbiamo i cinghiali killer, oltretutto. Dopodiché però tu devi finire dicendo quello che è successo ai Casamonica, i soldi che gli hanno ridato, tutto quello che è stato... Oh, dillo! Allora, 6-7 anni fa arrivò a conclusione un processo contro il clan dei Casamonica. All'epoca gli furono, siccome i beni di Casamonica sono tutti intestati a prestanome di ogni genere, intestati al loro nome sanno benissimo che è meglio non avere roba, però furono individuati circa 20 miliardi all'epoca, parliamo già all'inizio del procedimento, circa 20 miliardi che poi nel corso degli anni sono ridotti a 6 milioni di euro, se mi ricordo bene. Questi 6 milioni di beni furono confiscati appunto 5-6 anni fa, 7 anni fa, e consistevano in automobili di extra lusso, tipo Ferrari, Lamborghini, Rolls Royce, eccetera. Se no, a chi le vendono queste automobili? E 2 o 3 ville. Insomma, nel giro di qualche anno hanno fatto ricorsi vari, praticamente questi beni sono stati riassegnati ai quasi legittimi proprietari, insomma, ecco. Come questo... successe a Poggiolini. Poggiolini, il noto Poggiolini che ancora campa e ancora va per la maggiore, e li trovarono nascosti nel puff, nascosti della signora. Sì, alla signora, lui, cazzo. Non so quanti gioielli, quanti roba d'oro, eccetera, eccetera, furono restituiti dopo una 20 d'anni, perché poverino, erano soldi che lui legittimamente aveva acquisito. Dopodiché, ciao Poggiolini, stammi bene, ciao De Lorenzo, avevi detto che eri malato di un tumore, com'è che sei guarito? Tanto male. Ti è apparsa la Madonna probabilmente, caro De Lorenzo. Ti saluto a tutti. So long, sempre.